Seguendo il viaggio di Vittoria Giusti dentro la città di Pistoia, scopriamo alcuni suoi angoli. Partiamo dalla Basilica della Madonna dell'Umiltà. Conosciuta anticamente come Santa Maria Foris Portam, la Basilica della Madonna dell'Umiltà fu fondata nel 1200 circa, o almeno i primi documenti che la riguardano risalgono a quell'epoca. La chiesa in questione viene rimessa a nuovo nel 1492 a causa di un miracolo che si dice sia avvenuto nei pressi della chiesa, dove nel 1300 fu posta un'immagine della Vergine mentre allattava il bambino. Durante i dissidi fra le famiglie pistoiesi del 1490, la suddetta immagine fu contornata da alcune gocce d'acqua, dacché la gente che accorse pensò che questo fosse dovuto alla pena che ella provava per i disordini presenti in città. Col miracolo appurato, si decise di distruggere la chiesetta e dirigere al suo posto una basilica, a cui si afferma che abbiano lavorato San Gallo, il pollaiolo e perfino il Vasari. I lavori terminarono nel 1583. L'effigie è tuttora visibile dentro la chiesa. Continuando la nostra passeggiata per la città di Pistoia, vediamo ora un particolare del Palazzo del Comune, la Testa di Moro. Sul Palazzo del Comune troviamo molte decorazioni. Fra queste, a sinistra della finestra centrale, una testa nera, probabilmente in basalto, sopra la quale si erge un braccio che impugna una mazza ferrata. Le ipotesi di chi fosse quest'uomo possono essere ridotte a due possibilità. Seguendo il filo storico, dal momento che a portarla a Pistoia fu Castruccio Castracani nel 1325, la testa potrebbe essere di Grandione dei Ghisilieri, condottiero che conquistò Minorca e Maiorca. Se invece seguiamo il filone popolare, la testa dovrebbe essere del traditore Tedici che aprì a Castruccio le porte di Pistoia proprio in quell'anno. Spostiamoci ora, dietro al battistero, per vedere il vicolo dei Fuggiti. Il vicolo dei Fuggiti si trova dietro al battistero ed è una strada che anticamente, quando fu denominata nel 1367, era detta Via dei Topi. Per il periodo in cui si trova non è nemmeno troppo sorprendente, visto che siamo nel bel mezzo delle pestilenze. Più tardi poi fu rinominata vicolo dietro l'osteria del Leon d'Oro, poiché nel 1777 vi era questa osteria di cui non rimase poi traccia. Questo passaggio, scuro e poco praticato, prese il nome da un episodio che si ripete più volte. Alcuni prigionieri riuscivano a scappare mentre venivano condotti al tribunale e, grazie a questo vicolo, erano in grado di raggiungere la zona vescovile ritenuta sacra e quindi i malviventi non potevano essere perseguiti. Continuando il nostro viaggio all'interno della città di Pistoia, ci spostiamo adesso verso un edificio molto importante, l'ospedale del Ceppo. Con l'elevata crescita demografica ci fu sempre più bisogno di spazi dove accogliere poveri, malati e infermi ed è proprio per questo motivo che nel 1277 Antimo di Teodoro e Donna Bandinella fondarono l'ospedale del Ceppo. Il complesso fu chiamato così perché, stando alla leggenda, i due fondatori sognarono una donna bellissima che disse loro di costruire un ospedale per gli infermi e dedicarlo alla Santissima Vergine Maria Assunta là dove avessero trovato un ceppo secco. I due trovarono il suddetto ceppo nella zona dove anticamente scorreva la Brana, luogo in cui oggi sorge questo maestoso complesso, il cui loggiato fu decorato più tardi dal Della Robbia. Nel loggiato sono rappresentate le sette opere della Misericordia, realizzate con la tecnica della ceramica invetriata policroma da Giovanni della Robbia, celebre artista fiorentino, a cui più tardi si affiancò Santi Viviani. Ad un primo sguardo i pannelli si susseguono come scene di un film, con lo scopo di impattare l'occhio e di scolpire nella mente di chi guarda sia la bellezza di queste opere, sia il loro significato. Dall'angolo di sinistra fino a destra troviamo vestire gli ignudi, albergare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati. I pannelli sono intervallati dalle virtù cardinali. Di corredo ma di precedente fattura troviamo i mezzi tondi,
le tre armi di Pistoia, del Ceppo e dei Medici, e i tondi, opera dello scultore Benedetto Buglioni, al quale furono inizialmente commissionati i lavori, passati nel 1525 al Della Robbia, a causa del decesso dell'artista. Arriviamo infine alle mura. Occupiamoci ora delle mura cittadine e della loro evoluzione. Il primo cerchio fu edificato sicuramente in epoca longobarda, dal momento che è proprio in questo periodo che i documenti iniziano a parlarne. Oggi distrutto, si estendeva per un totale di 1200 metri, circondava l'attuale centro della città, passando per le vie Pacini, Palestro, Cavour, Buozzi, Curtatone e Montanara, Abbi Pazienza, Del Carmine e delle Pappe. Il secondo cerchio fu costruito in epoca comunale, agli inizi del XIII secolo e, come possiamo vedere dalle ricostruzioni, andava quasi a raddoppiare lo spazio che poi veniva definito urbano. Entrambe queste due cerchie di mura furono rase al suolo dopo che Pistoia fu sconfitta dalla rivale fiorentina, dopo 11 mesi di assedio, nel 1306. Pochi anni dopo, durante il periodo della dominazione fiorentina, periodo in cui fu costruita la fortezza di Santa Barbara, fu costruito anche il terzo cerchio delle mura, che abbraccia tutt'oggi la città e di cui rimangono moltissimi esempi tuttora stabili. Hanno un'estensione doppia rispetto alle due cerchie precedenti. Termina così, per oggi, il nostro viaggio insieme a Vittoria Giusti alla scoperta di Pistoia.